Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocarle. Chissà dove sono Bill King, Nagel, Loic, i miei compagni in questa regata. Si gioca da soli contro il mare intero, soli col passato, col presente e col futuro. Forse è meglio così. Il vecchio Loic sarà certamente a una settimana di navigazione dal Capo di Buona Speranza. Starà sorvegliando gli umori del barometro e chiedendosi se sia meglio passare vicino alla terra, come Vito Dumas, oppure al largo. Questa mattina la goletta bianca, il solo uccello di mare che non si allontana mai a più di 20 miglia da terra. È venuto a darmi il buongiorno volando sull'albero di Joshua. Mi annunciava il grande capo Horn. Io lo sapevo già, le stelle e il mio sestante me l'avevano detto. Ma per fare un piacere all'uccello ho finto d'essermi perso e l'ho ringraziato per il suo messaggio di benvenuto portato da lontano con le sue bianche ali leggere. No. Io non sono perso in mare. È in fondo a me che c'è un serio problema di navigazione. Abbandono. Il mio istinto mi dice che questa è la cosa più saggia. Da una settimana il mio stato d'animo è esasperato. Mi sento stanco, è diminuito l'appetito. La stanchezza accumulata alle alte latitudini e al passaggio di Capo Horn non è stata smaltita. Durante la burrasca moderata, 3 giorni fa, ho passato la giornata in coperta per recuperare la maggiore quantità di acqua piovana. Questo mi ha spossato. La burrasca è stata molto moderata, non superiore a forza 8, in poppa. Mi sento male all'idea di rientrare in Europa. Ce la farò a tenere duro ancora 4 mesi fino a Tahiti, dovendo passare 2 grandi capi con burrasche che non saranno più quelle dei mesi estivi. Ho bisogno del sole dell'Aliseo, non voglio ammalarmi. Ma la cosa è più facile a dirsi che a farsi, e non so nemmeno se, raggiunto il Pacifico, vorrò andare proprio a Tahiti. Il 8 febbraio 1969.
Bernard Moitessier, pur essendo primo, sicuro vincitore, grazie a un vantaggio di quasi un mese sul secondo concorrente, si ritirò dalla regata intorno al mondo. Rinunciò così a 5.000 sterline e a un trofeo d'oro massiccio, i premi in palio per il viaggio più veloce e per il primo classificato. Questa sua scelta fece scalpore e stupì l'intero mondo della vela. Rimessa alla prua di Joshua sul Pacifico, passò ancora a capo di Buona Speranza, capo Lewin nella stagione più dura, e navigò ancora per 4 mesi, senza sosta, fino a Tahiti, percorrendo un altro mezzo giro del mondo, assai di più del percorso che l'avrebbe portato trionfatore a Plymouth. Nessun altro essere umano ha mai navigato senza scalo, in solitario, per oltre 11 mesi consecutivi. Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocarle.